Perché ci siamo? Onorevole Covello, che succede? Bene. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 318, votanti 160, favorevoli 100, contrari 218, la Camera respinge. Siamo al De Rosa numero 15, parere favorevole, va bene, onorevole Terzoni? Sì, ovviamente. Mannino, c'è una proposta di riformulazione, va bene, è accolto così come riformulato dal Governo. Micillo invece c'è un parere contrario, quindi lo mettiamo. Chiedo scusa, è una riformulazione, mi perdoni? È accolto come raccomandazione. È Zolezzi che ha un parere contrario e quindi lo mettiamo ai voti. La votazione è aperta. Tartaglione. Bossa. Bene. Lorenzo Guerini, Grassi. Ci sono altri che non riescono a votare? Sì. Boccuzzi, Pannarale, Ruocco. Di Salvo, Frusone, onorevole Ruocco, come siamo messi? 23,81. Bene, Rotondi, la votazione chiusa. Presenti 333, votanti 167, favorevoli 108, contrari 205, la Camera respinge. Per il numero 19 dell'onorevole Dadone c'è una proposta di riformulazione che va bene, è accolto così, anche per l'onorevole Terzoni, va bene. L'onorevole Vignaroli anche c'è una proposta di riformulazione, così come per l'onorevole Ciprini, e va bene. Poi abbiamo l'onorevole Cariello che anche c'è una proposta di riformulazione, mentre c'è un parere contrario su quello dell'onorevole Gallinella, numero 24, che presumo mettiamo ai voti. La votazione è aperta. Murer, Bossa. Qualcuno che non riesce a votare? Boccuzzi. Di Salvo, Secco, Boccuzzi. Colonnese. Casellato. Peluffo, Manlio Di Stefano.